Ciao a tutti amici di Travel & Tech e amici di Area Travel. Questo è un video di aggiornamento che creo date le tante richieste di tutti coloro che mi seguono e mi chiedono in privato o anche nei commenti come sta procedendo. Quindi ho deciso di creare questo video per aggiornarvi un po' su tutto. Allora, la prima cosa che sicuramente vorrete vedere è i risultati e come sta procedendo la guarigione. Vi ricordo che sono trascorsi poco più di 11 mesi. Ora, a fine novembre, farò un anno dal trapianto e questa è la situazione. La parte frontale è completamente piena. Come vedete, ho anche questo ciuffo molto imponente. La parte laterale risulta anch'essa molto molto piena. Il vertex, come vedete, ancora è un po' diradato, ma è normalissimo perché la clinica afferma che il vertice inizia il vero e proprio riempimento dopo l'anno, quindi dal 12° mese in poi iniziano a vedersi i veri risultati sul vertice. Devo dire che anche adesso comunque i risultati sono ottimi. Tra l'altro questa luce bianca al neon che utilizzo non aiuta perché sottolinea le parti ancora mancanti, però devo dire che il risultato è già eccezionale e io sono assolutamente contentissimo. Quindi questi erano i risultati. Un'altra domanda che molti mi fanno è come stai continuando la cura, cosa stai assumendo? Diciamo che io continuo con la finasteride, quella che mi è stata prescritta dalla clinica. Continuo anche se sto scemando con il minoxidil al 5% e ovviamente con gli integratori della Pasulin. Proprio a riguardo di Pasulin ho iniziato una nuova cura post trapianto con questo prodotto shampoo energizzante di Pasulin, che è una novità, è col pantenolo e mi sto trovando davvero benissimo. In più, visto che i capelli, dove sono molto 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 fitti, cioè nella parte soprattutto frontale, iniziano ad essere un po' crespi, sto iniziando ad utilizzare lo shampoo lisciante delicato di Pasulin. Questa è una mano santa proprio perché Pasulin, che vi ricordo è un'azienda che si occupa di prodotti proprio per contrastare la caduta e per il post trapianto, sa benissimo che dopo il trapianto i capelli diventano un po' crespi, quindi hanno creato questa linea per lisciare i capelli. Anzi, vi ricordo che qualora foste interessati ad utilizzare i prodotti di Pasulin per contrastare la caduta o nel caso aveste subito l'intervento, vi lascio in descrizione il link al sito di Pasulin e un codice sconto che vi darà diritto, una volta immesso nel carrello, a uno sconto immediato del 5%. Quindi queste sono le cure che sto continuando a fare io. Un altro motivo per cui sto creando questo video è il poter comunicare più direttamente con tutti coloro che mi seguono e giornalmente mi scrivono. Capita sempre più spesso che ricevo email di persone che mi contattano dopo aver già prenotato l'intervento in clinica o aver consultato Ara Travel piuttosto che dei competitor di altre agenzie. Dopo aver fatto tutto ciò, contattano me dicendomi che hanno seguito i miei video, che hanno deciso di fare il trapianto grazie ai miei video e mi chiedono dei consigli. Allora, io inizialmente, quando è nato questo progetto di YouTube con Ara Travel, cercavo e riuscivo in qualche modo a dar comunque risposta a tutti quanti, sia che fossi io a seguirli, sia che non fossi io. Adesso diciamo che la mole di lavoro è un po' aumentata, quindi non vogliatemene, ma io purtroppo non posso seguire coloro che hanno già privatamente o per conto loro contattato Ara Travel, piuttosto che la clinica, piuttosto che altre associazioni o agenzie, per il semplice fatto che devo dare tutto il mio tempo e lo spazio che posso alla persona che si affidano alla mia consulenza. Quindi, essendo io un tra virgolette consulente di Ara Travel e gestendo io personalmente i clienti che si vogliono avvicinare al trapianto e vogliono tramite noi di Ara Travel
avere informazioni, fare il consulto gratuito con la clinica e tutto quanto. Non posso purtroppo ormai dare tutto questo spazio a persone che hanno già avviato questa pratica. Quindi, qualora voleste che sia io a gestire il vostro pre-operazione, contattatemi prima di contattare Ara Travel o di contattare la clinica, eccetera, eccetera, perché sarò io per conto di Ara Travel a gestire le foto da mandare in clinica, a darvi tutte le informazioni, le delucidazioni e tutto quanto. Quindi se lo fate dopo, se voi chiamate il numero di Ara Travel e non contattate me prima, io vengo automaticamente scavalcato, quindi non potrò poi darvi assistenza come vorrei fare. Chi è seguito da me sa bene che io do praticamente assistenza 24 ore su 24, perché io so cosa si prova nell'avere la paura dell'intervento, tutte le domande che anche di notte possono venirti in mente, e i ragazzi che seguo sanno bene che mi possono scrivere. Ovviamente non prometto di rispondere in 2 minuti immediatamente, perché anch'io mi destreggio fra mille cose, non solo Ara Travel, YouTube, altre collaborazioni, il mio lavoro fisico. Quindi io do sempre una risposta, provo a darla entro la mezz'ora, e i ragazzi che seguo sanno che molto spesso ci sentiamo anche telefonicamente quando lo posso fare. Quindi l'unica cosa che vi chiedo è se volete che sia io a seguirvi, aiutarvi e consigliarvi prima, durante e dopo l'intervento, contattate me. Trovate il mio indirizzo email in basso, che è recensionimania@virgilio.it. Lo trovate comunque in descrizione. Scrivetemi lì, ci sentiremo, vi darò delucidazioni, se serve vi manderò documenti, e nel 90% dei casi vi lascerò il mio WhatsApp per sentirci più facilmente e più liberamente lì, anche con dei messaggi vocali, sentendoci al telefono. Ma quello che vi chiedo, se mi contattate dopo che avete già avviato l'iter, non restateci male se non riesco e purtroppo non posso, per questioni di tempo, darvi lo spazio che vorrei. C'è però un punto che forse non è chiaro, o magari non sono stato io chiaro nello spiegarlo negli altri video, quindi sicuramente è una mia mancanza. Io, collaborando e lavorando per conto di Ara Travel, ho la stessa funzione che hanno i ragazzi del centralino con cui voi parlate, nel caso contattiate direttamente Ara Travel. Quindi è un contatto diretto che avreste con me, come potreste averlo direttamente con i centralinisti di Ara Travel. L'iter è lo stesso, quindi vi daremo le informazioni, ci manderete le foto che vi richiederemo noi, fatte nel modo che vi richiederemo noi, e saremo poi noi a inviarle alla clinica, e questo è un servizio totalmente gratuito. Quindi che voi contattiate me e vi dia io supporto, o contattiate direttamente il numero di Ara Travel, quello che facciamo io e i ragazzi al centralino di Ara Travel è la stessa cosa, solo che sicuramente loro hanno una mole di lavoro sicuramente maggiore, e quindi non possono dare 24 ore su 24 informazioni o chiarire dubbi che magari sorgono durante la notte o durante la giornata. Io, dando il mio numero personale, quindi il mio WhatsApp, e tra l'altro mi conoscete perché se mi contattate è perché avete seguito i miei video, e diciamo che il rapporto che si crea è un po' diverso, ma sia che contattiate me sia che contattate direttamente Ara Travel, il servizio è totalmente gratuito, non ci sono surplus nel prezzo del pacchetto. Quindi questo ci tenevo a dirlo. Quindi contattate me se volete che sia io a seguirvi, contattate direttamente Ara Travel se volete che sia qualcuno del call center o del centralino a darvi le informazioni fino al trapianto. Io ovviamente il mio numero l'avete sempre, anche dopo il trapianto o durante il trapianto, come è successo con alcune persone, ci sono. Quindi una parola, un aiuto, un consiglio lo do sempre. Questa è la differenza se contattate me o se contattate direttamente loro. Ma il servizio è gratuito ed è lo stesso. Un'altra cosa che ci tenevo a comunicarvi è che è andato in porto il progetto del mio primo viaggio con i miei assistiti. Partirò fra circa 20 giorni, tornerò quindi in clinica da Serkan con 6 persone che si sono affidate alla mia consulenza, e li accompagnerò, oltre che fisicamente, anche psicologicamente durante il trapianto e il percorso del post trapianto. Ovviamente, come ho fatto anche per il mio, riprenderò
tutto con la mia telecamera e vi porterò tutti questi nuovi contenuti sul canale. Quindi vi invito a iscrivervi al canale per non perdere l'uscita di questi fantastici video che registrerò fra poche settimane e sono sicuro che sarà un'esperienza fantastica, proprio perché i sei ragazzi che ho selezionato per venire con me sono tutti ragazzi squisiti, splendidi e sono sicuro che oltre che un viaggio appunto medicale sarà anche fra virgolette un viaggio fra amici perché il legame che si instaura con i ragazzi che seguo, che consiglio e che sento a volte quotidianamente. Per esempio saluto Fabrizio che è una persona splendida, siamo diventati amici proprio grazie a questo contatto che abbiamo dovuto appunto al trapianto a cui si sottoporrà e so che sta vedendo il video, sicuramente sarà uno dei primi a vederlo, quindi saluto Fabri e sono gasatissimo per questo nuovo progetto. Sarà il primo di una serie di viaggi che farò con le persone che seguirò e mi piace proprio questo rapporto che si instaura con i ragazzi che seguo perché è una cosa pulita, loro lo sentono che io lo faccio proprio con passione e con il cuore, perché al di fuori della collaborazione che ho io con Ara Travel, mi piace e il progetto è nato proprio per aiutare chi come me ha sofferto di questo problema, appunto, che sono i capelli. E io adesso che mi trovo dall'altra parte ho un grande piacere a darvi dei consigli, a dirvi la mia, a portarvi la mia esperienza personale e anche a seguirvi in clinica. Tra l'altro una cosa che mi rende troppo felice è che ci seguirà nuovamente Osge, che per chi ha seguito i miei video sa che è l'interprete della clinica che mi ha aiutato al 100% durante il mio intervento e con cui siamo diventati amici. Ci sentiamo ogni tanto, gli ho chiesto la cortesia, ora che arriverò il 24 novembre con il mio gruppo, di seguirci lei perché secondo me è una delle migliori che potessero affiancarci in questo viaggio. Quindi per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, vi invito come sempre a lasciare un like e iscrivervi al canale proprio per non perdere i nuovi e fantastici video che porterò qui sul canale e così facendo potrete anche vedere le esperienze di altre persone che non sono io e che vivranno insieme a me e insieme a voi questa esperienza. Grazie per la visione di questo video, vi rimando al prossimo e, data l'ora, buonanotte. Ciao.